Una vera e propria città dei videogiochi nasce nella capitale, a Parco Leonardo. È in arrivo una kermesse di 4 giorni che terrà tutti con il fiato sospeso e vedrà coinvolte le maggiori star del settore. Leonardo Digital Campus, in collaborazione con Fondazione Vigamus, ospita la prima edizione di Game Rome, la città dei videogiochi, che si terrà dal 10 al 13 novembre a Parco Leonardo. Il Digital Campus è il nuovo Smart District che sta nascendo nel cuore di Parco Leonardo e che sarà il polo tecnologico di riferimento per la capitale. Inserito nella tradizione dei più grandi eventi internazionali, la prima edizione di Game Rome avrà come sfondo Roma, la città eterna. Un evento che mira a far incontrare i protagonisti e le star del mondo dei videogiochi, ma anche una vera e propria festa per tutti i videogiocatori. 4 giorni di eventi che si svolgeranno nella città pedonale, nel centro commerciale di Parco Leonardo, dando vita alla città del videogioco, tra contest, cosplayer, tornei, flash mob, maratone di film, raduni ufficiali di coloratissime microcar, postazioni da gioco e attività dedicate ai nomi e ai brand più amati della storia del videogioco, con gadget esclusivi e premi. Game Rome è la città dei videogiochi, un evento totalmente nuovo e rivoluzionario, totalmente gratuito, dove videogiocatori e famiglie, anche semplici curiosi, possono venire a passare il tempo in allegria tra tornei, star, conferenze, sviluppo indipendente, cosplay, sfilate. E l'importante è divertirsi e stare insieme, perché il videogioco serve a questo, a stare bene. L'industria del videogioco sta bene anche. L'industria del videogioco sta bene, a livello mondiale parliamo di un fatturato che è intorno ai 100 miliardi di dollari annui, è il top dell'intrattenimento. In Italia anche sta andando bene, si sta sviluppando molto anche l'industria di chi produce i videogiochi, soprattutto in Italia. L'associazione di categoria ESBI sta facendo miracoli e adesso lo sviluppo italiano è molto forte. Noi ospitiamo tutti questi indipendenti in un palazzo dove sabato e domenica ci saranno sviluppo di nuovi giochi, presentazione di giochi già realizzati e incontri, insomma molta vitalità, cioè vogliamo che la gente parli, che nascano nuovi progetti e che arrivino proprio degli spunti e degli stimoli. Game Rome è un evento importante, però nel quadro di un progetto ambizioso, quale? Sì, allora diciamo Game Rome è l'ultimo di una serie di eventi diciamo con caratteristica principale l'innovazione. Noi adesso a Parco Leonardo stiamo costruendo una città digitale sopra alla città fisica che già esiste, cercando di creare un sistema organizzato con la regia di un'intelligenza artificiale avanzata che possa aiutarci nella gestione e nell'offerta di servizi ad alto valore aggiunto rispetto a cose che noi già oggi offriamo. Quindi diciamo esempi che ho fatto sono gli uffici intelligenti, creare case intelligenti, co-working, fab lab, accademie come quella che facevano vedere di Vigamus, in cui si può fare addirittura l'università dei videogiochi, insomma delle cose molto divertenti. La parola che un po' racchiude tutto è Internet of Things, l'internet delle cose, cioè utilizzare attraverso un cellulare o un qualsiasi altro oggetto, riuscire ad arrivare a qualsiasi forma di collegamento internet che ci permette di utilizzare qualsiasi oggetto a nostro piacimento e che ci possa aiutare. Insomma, è riduttivo il termine smart, forse riassume tutto questo. La smart city o le sfide dello smart, appunto dell'essere smart, è la sfida dei prossimi decenni? Assolutamente sì, diciamo che come ho detto la smart city è solamente il primo passo, perché oggi per smart city si intende sostanzialmente rendere efficiente cose fisiche che già esistono. Noi parliamo di digital city, cioè dell'unione tra fisico e digitale, perché costruendo una città digitale sopra quella fisica si possono creare tutta una serie di servizi che oggi sono inesistenti. Quindi avere l'aiuto del digitale nella vita di tutti i giorni, oggi ci rendiamo conto di quanto sia importante e soprattutto quanto ci aiuti nella vita di tutti i giorni.